Risponde alla descrizione del bracciale antiche. Ho trovato la nave. Quindi? Dimmi dove sono. Dov'è la mia Ghike? Io non so proprio come dirtelo. Porca puttana! Zeus metterebbe incinta tutta Atene nel tempo che impieghi a dire qualsiasi cosa. Dove sono? Sono tutti morti, va bene? E anche la tua nave è andata. Oh, la mia Ghike. Ho trovato solo il suo bracciale. Ghike... Suppongo di non avere più il titolo di capitano. Non esistono capitani senza navi. Ti offro un posto nel mio equipaggio. Non sarà come riavere la tua nave, ma farai parte di una famiglia. Beh, preferisco solcare i mari che starmene qui tra questi idioti bigotti. Affare fatto. Starò con voi almeno per un po'. D'accordo. Beh, dov'è la tua barca? Nave. Si chiama Adrestia. Come vuoi, capitano. Mistios, sei una gioia per i miei vecchi occhi. Giovane, hai tante. Forse dovrei pagarti per il tuo corpo invece che per il tuo aiuto. Bada come parli. Non è così che lavoro. Perdonami, sono solo stupita che gli dèi mi abbiano mandato la persona giusta per aiutarmi, ma anche per deliziarmi gli occhi. Felice di sentirlo. Corago, mio marito, ha qualche difficoltà a soddisfare la mia sete di piacere. Immagino che chiunque faticherebbe. Ho molti amanti, ma lui è la mia anima gemella. Quando siamo insieme è indescrivibile. Allora non descriverlo. Da giovani correvamo nella foresta al chiaro di luna, ci toglievamo i vestiti e ci donavamo piacere a vicenda fino all'alba. I nostri gemiti echeggiavano in tutta la valle. Per gli dèi, donna, ci ho chiesto di risparmiarmi i dettagli. Oh, non credevo che una persona dall'aspetto così forte potesse essere così pudica. Cos'ha a che fare questo con me? Ho sentito di un potente elisir in grado di fornire il vigore e l'energia di Eros. Se mi porterai gli ingredienti, potrò prepararlo per mio marito. Va bene, ti porterò gli ingredienti. Se prometti di tenere le tue attività notturne per te. Ho qualche dracma e Corago ne ha anche di più. Portami lo scroto di un orso e una lingua di cervo e preparerò l'elisir. Ah, è questo che ti serve. Non preoccuparti, ti ricompenserò a dovere. Sono certa che anche Corago lo apprezzerà. Questo elisir sembra strano. Dove ne hai sentito parlare? Me l'ha consigliato la Pizia. È così saggia, mi ha risolto un problema che non sapevo nemmeno di avere. Tornerò presto con gli ingredienti.
Alexios, non è fantastico? Siamo così vicini agli dei, mi sento pervaso dallo spirito di Apollo. Com'è andata con il Penore? Parleremo dopo, in privato. Lui chi è? Un semplice pellegrino. È appena stato dall'oracolo. Non ho potuto fare a meno di chiedergli se è magnifico come dicono. Beh, lo è. Mi ha lasciato con più domande che risposte. Quella è la profezia. Non mentivi. È davvero la lancia di Leonida. Potrei aver parlato di te. Apprezzerei se mostrasse più discrezione. È solo che sembrava interessato alle leggende. Come te, ho pensato che sareste andati d'accordo. Come hai... Un'altra mossa e la lancia punterà alla tua gola. Dimmi il tuo nome. Gli ho anche detto del tuo caratteraccio. Mi chiamo Erodoto. Sono un cantastorie. O almeno lo ero. La guerra cambia tutti in modo estremo. Questo è vero. Perché nascondi la tua identità? Sono qui per conto di un ateniese, un uomo molto potente. Vogliamo porre fine a questa guerra. Avevi detto di aver fatto all'oracolo una domanda personale. La guerra è personale, Barnaba. Così hai chiesto consiglio alla Pizia per porre fine alla guerra. Sì, ma c'è qualcosa che non va qui ad Elfi. Guardie dappertutto, gente che viene allontanata. Non sembri convinto che la Pizia sia affidabile. Che ti ha detto? Le ho chiesto quale fosse il modo per porre fine alla guerra. Ha risposto: la primavera non brami l'inverno, poiché causerebbe solo morte. Quanta saggezza! Non capisco una parola, ma forse è per questo che lei è lì dentro e noi siamo qui. So riconoscere una minaccia. Hai passato troppo tempo a Cefalonia. Questa fila è assurda. C'è sempre tutta questa gente a consultare la Pizia. Queste non sono semplici persone. Ogni città invia un teoro o ambasciatore sacro a chiedere consiglio per conto della sua gente. La Pizia plasma non solo il destino degli individui, ma dell'intero mondo ellenico. Immagina il potere che avrebbe chiunque riuscisse a controllare quello che dice. Solo Apollo può farlo. Sì, naturalmente. Delfi non è per niente, come dicono. È sempre stata così? No, un tempo era un luogo aperto e accogliente. Ma la guerra cambia tutto. La Pizia viene consultata per ragioni politiche. Spesso le profezie in tempo di guerra risvegliano emozioni violente. È saggio rinfoderare le armi. Spargere sangue a Delfi è considerato un insulto ad Apollo. Le punizioni sono severe. Ho delle domande per la Pizia. Ma questa fila! Sarò vecchio quando sarà il mio turno. Scherzi! Con tutte quelle lame che ti porti dietro! Non sono qui per causare guai. Guai? Entra e basta! Chi ti fermerà? Il sacerdote! D'accordo. Ma se si mette male, io do la colpa a te, Barnaba. Non è fantastico, come dicevo? Alexios, vieni qui, razza di mollusco invertebrato. Ah, Malaka! Se non è l'ombra dell'aquila in persona. Ti vedo più in forma che a Cefalonia. E io ti vedo più vecchio, Fozio fiato di cane. L'ultima volta che ti ho visto, credo di aver dato fuoco alla tua nave. Alla mia nave e alla mia barba.
Per fortuna ora non lavoro quasi più. Dimmi, qui i mercenari sono pagati meglio che a Cefalonia. Certo che sì! Di sicuro qui pagano meglio di Marco. Chiunque paga meglio di Marco. Ti andava bene che accettavo io tutti i suoi folli contratti. Io avevo capito subito che era un imbroglione. Ora accetto solo gli incarichi semplici. In questo momento sto lavorando come guardiano. Un lavoro quasi sempre facile. Mercenari una volta, mercenari per sempre. È un lavoro che non finisce mai. Hai ragione. E ne sto avendo la conferma. I problemi se ne vanno e ritornano più grossi di prima. È successo qualcosa? Due sacerdoti hanno saccheggiato questa tesoreria. Hanno preso gli zaffiri offerti da un re Trace. I bastardi. Al tuo datore di lavoro non piacerà. No, ma a te piacerà questo. Da una lezione ai ladri. Trova gli zaffiri. E ti pagherò molto di più di quanto prendevi a Cefalonia. Va bene, ti aiuto. Ma... Ma cosa? Sai che i miei servigi non sono a buon mercato. Almeno so di potermi fidare. Sei letale e venale. Ma affidabile. Quindi, a caccia di sacerdoti. Da dove comincio? I sacerdoti non sono dei provetti ladri. Saranno nascosti in qualche luogo tranquillo. Controlla le grotte a ovest di qui. Non pensavo che i sacerdoti rubassero gioielli. Non hanno toccato le dracme né l'argento. Sapevano che quegli zaffiri erano gli oggetti più preziosi. Solo dei sacerdoti potevano saperlo. Non ci metterò molto a trovarli. Che razza di elisir viene preparato con questi ingredienti? Amico impagato. Che odore terribile! Chi mai berrebbe un elisir con questi ingredienti? Rieccoti, Mistios! Meglio tardi che mai. Ho quello che mi hai chiesto. Chi è questa persona, Auxesia? È il Mistios che riaccenderà la nostra scintilla, amore mio. Oh no, ne abbiamo già parlato, non posso più soddisfarti. La tua lussuria finirà per uccidermi. Oh, sciocchezze, ti preparo un elisir che ti darà il vigore di un uomo con la metà dei tuoi anni. Che gli dèi mi aiutino, non ce la faccio più. Per gli dèi qualcuno mi paga. Se non la finite con questi discorsi mi sentirò male. Bah, giovani, non capiscono il vero amore. Vieni, dovrebbe essere più che sufficiente. Ti ringrazio. Vieni, Corago, io mescolo l'elisir e tu prepara gli oli.